È morto purtroppo Alain Delon, era una vera e propria icona del cinema francese, ma anche a livello internazionale, 88 anni di età. Sono stati i figli ad annunciarlo attraverso l'agenzia AFP, facendo sapere che vogliono che il loro dolore venga ad essere rispettato. È morto per fortuna serenamente nella sua casa di Deauchy, con vicino i figli, ma anche i suoi familiari, la famiglia. Chiede dunque rispetto più forte che ci sia. Era uno degli attori francesi più in vista del passato ma anche del presente. Era uno di quelli che si era imposto nella scena cinematografica francese negli anni 60. Alla scuola del grande Visconti mise alla luce un carattere ambiguo della bellezza straordinaria in capolavori come Rocco e i suoi fratelli, Il Gattopardo. Alternò nel corso della sua esistenza ruoli importanti, egemoni, ma anche ruoli minori, da L'Eclisse del grande Antonioni. A ruolo commerciale fu diretto poi da registi francesi quali Jacques Deray, Pierre Melville, Clément e via di seguito. Va bene? Era un personaggio veramente fantastico. Era nato nel 1935, si arruolò alla Marina Militare Francese nel 1953, si destinò al corpo di spedizione del sud-est asiatico e partecipò alla guerra di Indocina. Va bene? Una morte, insomma, che non tutti si aspettavano, anche perché sembrava che era un personaggio che stava sempre bene, ma ovviamente, come tutti noi, un giorno moriremo tutti. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, renderò che tu possa riposare in pace.